Buonasera a tutti e benvenuti sia per chi è in presenza e sia per chi è collegato dal canale YouTube che mi dicono essere un buon gruppettino. Quanti? 60? Ok. Bene. Stasera innanzitutto vi voglio dare il benvenuto sia da parte del Centro Culturale di Scinski che da parte del Centro Culturale Carini di Lodi. Ci siamo messi insieme per condividere questo incontro e proporlo a tutti, perché ci sembra o ci è sembrato interessante innanzitutto per noi e quindi anche poi interessante per chi ha voglia di confrontarsi stasera, provare a riflettere su qualcosa che ormai da due mesi occupa gran parte dell'informazione in TV e sui giornali. Perché ci siamo scoperti interessati? Così racconto brevemente la genesi di questo incontro. Ci siamo scoperti interessati innanzitutto perché quella tra Russia e Ucraina è una guerra vicina, è davvero alle porte dell'Europa e quindi la prima sensazione è quella che ci riguardi davvero. L'altra questione di cui ci siamo resi immediatamente conto è che ciò che c'è in gioco in questo momento è qualcosa di più di quello che riusciamo a cogliere. E questo ci ha spinto a chiederci di conoscere e a invitarci a conoscere di più quello che stiamo osservando. Quindi, se in termini di quello che è stato ed è, come dire, il contesto in cui si sta svolgendo questo conflitto, ma anche in termini di conseguenze, cioè di quello che ci chiederà e ci sta già chiedendo questa situazione, in termini di cambiamento, per esempio. Quindi stasera vorremmo porre innanzitutto subito una questione di metodo, poi vi presento e vi spiego anche perché abbiamo invitato questi due ospiti. Abbiamo rintracciato nelle parole che Don Luigi Giussani disse allo scoppio della guerra in Iraq nel 2003 in un articolo al Corriere della Sera. Scriveva queste parole, che ci sembrano appunto un elemento interessante per non rischiare di fare quello che fanno tipicamente nei talk show e nei dibattiti che sentiamo in giro, cioè quello di contrapporsi banalmente su chi ha ragione, torto, chi ci sta provando di più o di meno, chi ha più interesse o meno. Giussani scriveva questo: un giudizio è possibile se si ammette che tanto quanto è certo che la colpa è da una parte e dall'altra, e ne risponderanno, altrettanto è evidente che l'origine di essa non è né nell'uno né nell'altro. La colpa originale, e quindi la possibilità del dispotismo, è un veleno che ha il suo habitat, la sua genesi in un mistero. Ed è a questo livello per noi insondabile che la misericordia di Dio pone rimedio. Queste parole ci hanno davvero posto di fronte innanzitutto alla questione di capire che cosa stiamo guardando e poi quello di provare a indagare la realtà secondo piani un po' diversi, se possibile, dai soliti, quello geopolitico, quello economico, quello della convenienza economica, eventualmente quello strategico militare, che sono più o meno i tre filoni su cui sentiamo svolgersi un po' tutte le discussioni di questo periodo. Appunto perché non ci interessa semplicemente dire chi ha ragione o torto, ci sembra insufficiente, così come anche non ci interessa esprimere giudizi tombali sulle questioni che stiamo guardando, ma cercare invece quei germi di speranza che ci possono far capire quale può essere
una strada interessante per noi, ma anche per tutti, da percorrere da qui in avanti, perché sicuramente quello che sta succedendo segna un prima e un dopo nella storia recente, quantomeno dell'Europa e del mondo, oserei dire. Un altro elemento appunto che ci ha colpito, riflettendo su appunto quali siano i piani che in questo momento forse sono trascurati, il fatto che il gesto che il Papa ha chiesto recentemente di consacrazione al cuore di Maria per la pace sia stato assolutamente passato sotto traccia sostanzialmente dalla maggior parte dei media, e quindi è in grande assente, come se fosse un gesto così minore rispetto ad esempio a tutto l'impianto della solidarietà internazionale, eccetera. Ecco allora il motivo per cui, e veniamo ai nostri due ospiti, abbiamo invitato Luigi Geninazzi, scrittore e giornalista, esatto, già ospite del Centro Culturale lo scorso ottobre nel corso su Stefano Wyszyński, e Giovanna Parravicini, ricercatrice della Fondazione Russia Cristiana. Poi racconteranno meglio loro che cosa fanno, ma il perché loro è intanto perché li abbiamo conosciuti e incontrati e ci ha colpito il modo con cui hanno raccontato di sé e della vicenda che abbiamo davanti agli occhi tutti, ma soprattutto proprio perché sono degli osservatori, cioè ci interessano di più i testimoni, chiamiamoli così, se volete tra virgolette, che gli esperti stasera. Questo proprio per darci la possibilità di un dialogo. Quindi qui dico l'ultima cosa prima di cedere la parola. La serata l'abbiamo pensata in questo modo. Parleranno prima i nostri due ospiti, uno dopo l'altro, un breve passaggio semmai per una piccola sintesi mia, e poi apriamo i microfoni. Cioè vorremmo davvero che ci fossero delle domande, la possibilità di appunto iniziare un piccolo confronto già qua stasera, se possibile. Quindi passiamo davvero ai fatti, diciamo, che danno consistenza anche ai fatti storici da capire, da conoscere, che possono aiutarci a entrare in quello che stiamo vedendo in questi giorni. Quindi chiedo a Luigi, che è stato, questo lo ricordo volentieri, inviato per lunghi anni, soprattutto nel periodo anni 80 e 90, se non ricordo male, nei paesi dell'est europeo, quindi Polonia, Ucraina, Russia ed altri, poi insomma ci accenni tu se vuoi, e quindi ha potuto davvero conoscere una realtà che a volte noi o idealizziamo o scontatamente giudichiamo in un certo modo. Prego Luigi. Grazie. Per me è un piacere tornare qui, anche se ovviamente l'argomento è un argomento che ci preoccupa, ci angoscia, ma come dicevi adesso tu, dobbiamo cercare nella Babele anche delle interpretazioni, dei giochi, delle parole a vanvera, stare ai fatti. Bulgakov diceva che i fatti sono la cosa più ostinata del mondo, questo scrittore russo di origine ucraina, e quindi stiamo ai fatti. E per capire le origini di questa guerra dobbiamo andare a vedere le motivazioni dell'aggressore. Le motivazioni dell'aggressore che, voglio dire subito, le ha sempre dette anche prima del 24 febbraio, prima che attaccasse l'Ucraina, le ha sempre dette in modo chiaro, perché il presidente Putin, come sappiamo bene, come abbiamo imparato, si muove su tanti piani, dalla menzogna ai trucchi, alle finte retromarce, agli attacchi improvvisi. Questa è la tattica. Ma il disegno l'ha sempre detto in modo chiaro, direi quasi trasparente, è molto visibile. Allora, se noi andiamo a vedere il discorso del 24 febbraio, con cui appunto ho annunciato l'inizio di quella che chiama l'operazione militare speciale contro l'Ucraina, noi troviamo tutto il discorso che lui fa
troviamo questa frase che secondo me ci può far capire. Dice: noto che nei nostri territori storici, adiacenti alla Russia, nei nostri territori storici, sta prendendo forma uno stile atteggiamento anti-Russia, controllato dall'esterno, che sta facendo di tutto per attirare contro di noi le forze armate della NATO. Ecco, lasciamo un attimo, ne parlo in un secondo momento, la questione NATO. Vorrei richiamare la vostra attenzione sulla prima parte, nostri territori storici. È la storia il motore di tutto. Perché? Perché quello che noi abbiamo vissuto, e dico noi perché penso la maggior parte di noi, almeno quelli che hanno una certa età ovviamente, hanno vissuto quando è crollato il muro di Berlino nel 1989, quando è crollata l'Unione Sovietica nel 1991. Io ero lì come testimone, come ricordavi tu, e non è stato solo il mio sentimento, il nostro sentimento, è stato il sentimento di milioni di popoli, sentimento di una liberazione dal comunismo, da una dittatura terribile che durava da 50 anni per alcuni paesi, da oltre 70 per l'Unione Sovietica, un senso di liberazione ma anche un senso di riacquistata dignità e soprattutto di una lotta non violenta, salvo pochissime eccezioni, un impero crollato senza disastri umani, politici, senza sangue, senza scontri, senza guerre, se non in alcuni casi, pensiamo alla Georgia, pensiamo al Nagorno-Karabakh. Ecco, questa esperienza per Vladimir Putin è stata invece vissuta in tutt'altro, anzi diciamo chiaramente, in un modo opposto. Per lui la caduta del comunismo, lo dice nella sua biografia, è stato uno shock anche personale, perché lui era agente del KGB a Dresda in Germania, quando è caduto il muro si è ritrovato da un ufficiale con una certa speranza di carriera a disoccupato, è tornato nella sua Leningrado, oggi San Pietroburgo, senza un lavoro e soprattutto con un mondo, il suo mondo in macerie. È uno shock ancora più grande quando due anni dopo è finita l'Unione Sovietica, che lui ha definito la più grande catastrofe geopolitica del XX secolo. Allora, è questa storia, è questa memoria storica completamente deformata, o comunque, se vogliamo dare un giudizio di valore, completamente diversa da quella che hanno vissuto tantissimi milioni di persone in quegli anni, 30 anni fa. E lo dice apertamente in questo discorso. Nel 1991, io mi ricordo, ero lì quando l'Ucraina è stato il primo paese a fare un grande referendum per staccarsi dall'Unione Sovietica e il 92%, anche la zona del Donbass, della Crimea, ha votato a favore dell'indipendenza della Crimea. Nel 1991 tutti quei territori nostri, storici, e i loro abitanti, da un giorno all'altro, dice Putin, si trovarono all'estero, portati via, strappati via dalla loro storica madre patria. Quindi capite che Putin, diventato presidente nel 2000, e da 22 anni, ha sempre vissuto questa cosa come un trauma, come una disfatta personale e appunto una catastrofe geopolitica, che ha vissuto appunto come un'umiliazione. E questa immagine della Russia umiliata, messa in un angolo, accerchiata, minacciata, è quella che ha portato avanti in tutti questi 22 anni, soprattutto sempre di più negli ultimi anni. Sempre in questo discorso del 24 febbraio, che è molto interessante se andate a rileggerlo, perché dice questo pensiero, dice: l'Occidente ci ha ingannato. Anzi, per dirla più semplicemente, ci ha preso in giro. Credo che sia una traduzione, bisognerebbe chiedere a Giovanna, il letterato, credo, molto più prosaica, molto più volgare. Ci ha preso in giro. Non voglio entrare nel merito adesso, casomai ne parliamo dopo.
in che cosa consiste questa aggressione dell'Occidente, della NATO. Stiamo a quello che dice Putin. Questa è la motivazione che ha portato avanti. E quindi voi potete capire che c'è un sentimento di rancore e anche di vendetta. Se siamo umiliati, io sono qui, dice Putin, per riportare il mio paese al rango che gli è stato strappato e tolto via con la forza, lo dice lui, con l'inganno, dice lui, riportare all'antico rango, al rango di superpotenza. Attenzione, non è che vuole ricreare l'Unione Sovietica. Putin non è più comunista, è stato comunista, è stato un agente dell'Unione Sovietica, ma non è più comunista. A lui non interessa tornare alla faccia e martello e a quelle cose lì. A lui interessa il guscio esterno dell'Unione Sovietica, l'ideologia marxista-leninista. Lui interessa il nocciolo è la solidità del comando, la durezza del potere, l'ordine gerarchico che deve ristabilire. Vi cito ancora questa frase che è interessante. Alla fine degli anni Ottanta l'Unione Sovietica si è indebolita e poi si è divisa. È un'esperienza che dovrebbe servirci da lezione, perché ci ha mostrato che la paralisi del potere è il primo passo per il degrado e l'oblio. Abbiamo perso la fiducia, ma per un solo momento. Però è stato sufficiente per sconvolgere l'equilibrio delle forze nel mondo. Oggi i vecchi trattati e accordi non sono più efficaci. Putin ha l'ossessione dell'Ucraina in questo contesto di ridisegnamento della cartina geografica d'Europa. Un po' come Stalin aveva l'ossessione della Polonia, un po' come Khrushchev aveva l'ossessione di Berlino, tant'è da costruirci il muro. Perché è ossessionato dall'Ucraina? Perché lo ha scritto in un saggio, che poi ha ripreso in questo discorso, nel discorso del 21 febbraio, ha scritto in un saggio dello scorso anno sull'unità tra Russia e Ucraina, un lunghissimo saggio di 8.000 battute, scritto di suo pugno, che ha pubblicato sul sito del Cremlino, quindi un manifesto ufficiale. E cosa dice? Dice in sintesi che l'Ucraina fa parte del popolo russo, non ha una sua dignità a parte, e l'Ucraina in sé è un errore storico, un po' riecheggiando quando Metternich parlava dell'unità come un'espressione geografica. Non ha dignità, è un errore storico, e è stata fatta in un modo appunto ingannevole, e comunque strappando, se non il cuore, una parte vitale del grande organismo della madre Russia. Questo intanto, come dice lui, vuol dire che i vecchi trattati e accordi non funzionano più, perché intanto non è vero che l'Ucraina non è mai stata indipendente, come scrive Putin. Secondo Putin l'ha inventata Lenin, l'ha inventata l'Unione Sovietica, no, c'era già prima. Ha voluto diventare indipendente nel 17, ha combattuto, ricordate, la Guardia Bianca, sempre di Bulgaria, contro l'Armata Rossa, e poi ha perso ed è stata annessa col Trattato dell'Unione esattamente 100 anni fa. Ma poi l'Ucraina, che è tornata indipendente nel 1991, è stata riconosciuta anche dalla Russia, con la garanzia di Stati Uniti e Gran Bretagna. Guardate un passaggio che pochi ricordano, questo del memorandum di Budapest del 94, ma è molto interessante, perché io mi ricordo, facevo un po' la spola tra Mosca e Kiev a quei tempi, i primi anni 90. Non è mica stata una cosa leggera di un momento, come dice Putin, c'è stata una dura dialettica fra l'Ucraina e Mosca, fra Kravchuk, il presidente ucraino, e Yeltsin, perché c'era un embargo delle cose pesanti. Per esempio, l'Ucraina aveva ereditato dall'Unione Sovietica delle testate nucleari che voleva tenersi, e Mosca le ha volute per sé, e sono arrivati a un compromesso. Le testate nucleari sono state cedute a Mosca. Parecchio, se le avessero tenute avremmo avuto questa guerra, io scommetto di no. Le hanno cedute. In cambio Mosca ha riconosciuto i confini dell'Ucraina indipendente, che erano, dovevano essere uguali a quelli della Repubblica Sovietica dell'Ucraina, e quindi compresa anche l'Ucraina, scusate, la Crimea, abitata al 90% di russi, del Donbass, maggioranza
russofoni e così via. Quindi non è che questa cosa si è fatta, come scrivono sui social, per quell'ubriacone di Yeltsin che era schiavo degli americani, tutte queste scemenze. No, no, c'è stata una trattativa, e mi ricordo anche abbastanza tesa. Qualcuno, mi ricordo, scriveva: non è che arriveremo a un'altra guerra di Crimea? È scoppiata dopo 30 anni. Putin ci riporta al passato, ci riporta indietro, ci riporta 30 anni fa. Ecco allora la situazione. Per Putin questo tornare indietro vuol dire sconfiggere quelli che ci hanno umiliato e ricostruire quello che in russo si chiama Ruskin, il mondo russo, che non è solo una entità politica e etnica basata sui russi, ma russi vuol dire, dal punto di vista di Putin, la madre Russia e la Russia bianca, la Bielorussia, e la piccola Russia, come si chiamava ai tempi l'Ucraina, un paese di confine. Vuole ricostruire questa unità non solo a livello etnico e politico, ma anche a livello culturale, a livello religioso, perché Ruskin Mir è un'espressione molto usata dai teologi, anche dal patriarca Kirill, a livello militare ovviamente, come polo alternativo all'Occidente. Un polo alternativo ideologico, strategico, oltre che politico e militare. Questo è l'obiettivo. Questo l'ha sempre detto, e l'errore l'abbiamo fatto noi, che non l'abbiamo preso sul serio. Pensavamo, come i politici occidentali hanno sempre pensato, che il solito discorso nostalgico, vabbè, ogni politico ha la sua mitologia, la sua retorica, poi dopo c'è la realtà. Putin non ragiona come noi, per lui la realtà è quella cosa lì, la realtà è quella narrazione lì, la realtà è l'umiliazione che deve essere superata, e se dobbiamo costruire questo polo, come facciamo a costruirlo se ci manca un pezzo fondamentale come è l'Ucraina? La Bielorussia va ben garantita, ma l'Ucraina si è ribellata, e si è ribellata nel 2014 quando con movimenti di piazza ha contestato il potere del presidente Yanukovych, filo russo e amico di Putin, ha stracciato all'ultimo momento un processo di adesione all'Unione Europea, che uno dice, noi che siamo nell'Unione Europea, dice, vale la pena scaldarsi queste robe. E loro si sono scaldati, 100.000 persone sono scese in piazza per 3 mesi di fila. Alla fine c'è stata una repressione, quello che sui social trovate descritto come golpe, in realtà sono morti molti manifestanti. Yanukovych è scappato. Cosa interessante, mi ricordo, il presidente Yanukovych è scappato a Kharkiv, dove c'è una maggioranza di russofoni, pensando di ripartire da lì, dal suo partito che aveva le radici nell'est. Ma i russofoni non l'hanno sostenuto ed è scappato a Mosca. Con una logica punitiva, il primo marzo, e questi fatti sono del 23 febbraio 2014, il primo marzo Putin ha occupato e poi annesso la Crimea alla Federazione Russa, e ad aprile ha iniziato una guerra nel Donbass sostenendo i separatisti, una guerra che continua e adesso si è aggravata, come vediamo, da 8 anni, che ha fatto 13-14 mila morti da entrambe le parti. Ma neppure allora, neppure nel 2014, l'Occidente si è reso conto di questo. Ha condannato verbalmente queste operazioni, ma abbiamo, per esempio noi in Italia abbiamo aumentato a dismisura, qui c'è un esperto, i nostri quantitativi di gas, dopo mi correggeranno, mi pare proprio così, l'ha detto il presidente Draghi, quindi ci credo. E la NATO, finisco perché giustamente vogliamo essere un forum di domande e di interventi. La NATO cosa c'entra? La NATO balza sul tavolo della discussione quando si parla di Ucraina nel 2008, perché il presidente americano Bush dice che la Georgia e l'Ucraina sono benvenute nel club della NATO.
è stato non il più piccolo degli errori di Bush, se pensiamo alla guerra in Iraq o ad altre cose, ma è stato un errore. Perché secondo me è stato un errore? Non perché l'Ucraina non dovesse entrare nella NATO allora, perché uno Stato è libero di aderire ai trattati e alle organizzazioni internazionali che vuole, senza minacciare i propri vicini, certo. Ma perché l'ha detto senza poi metterlo in atto. Allora, diciamo le cose come stanno su questa storia della NATO che minaccia la Russia dall'Ucraina. L'Ucraina, non solo come sappiamo non è entrata nella NATO, ma non ha neppure iniziato il procedimento, cioè Membership Action Plan, cioè il piano di azione per diventare membro, non è neppure stato messo in atto, perché Francia e Germania si sono opposti subito e la cosa è rimasta nel cassetto. E in quegli anni, vi assicuro, io andavo a Kiev, avevano voglia di Unione Europea, ma della NATO non gliene fregava niente a nessuno. Non gliene fregava niente a nessuno. Quando è diventata di attualità? Nel 2014, quando sono stati attaccati, quando si sono visti portare via la Crimea un pezzo del Donbass. E già, ma allora era troppo tardi. Era già troppo tardi, perché o la NATO interveniva subito nel giro di 3 giorni a dire siete nostri alleati, cosa un po' difficile, poi è un elefante che si muove, burocratico, oppure è sempre più diventato impossibile. L'Ucraina nel 2019, ma non è stato il presidente Zelensky, è stato il suo predecessore Poroshenko, ha voluto mettere nella Costituzione come obiettivo finale l'adesione alla NATO. Ma come ha detto il cancelliere Scholz a Putin pochi giorni prima del 24 febbraio, è una cosa che sicuramente non si realizzerà per i prossimi 20 o 30 anni. Quindi, e lo stesso Zelensky ha ammesso a inizio marzo che dobbiamo accettare la triste realtà che per ora non possiamo entrare nella NATO. Quindi il problema della NATO è nato da un pasticcio, uno dei tanti fatti da Bush. Perché a cosa è servito? È servito a irritare Mosca e quindi ad alimentare questa retorica dell'umiliazione, ma senza metterla in atto. E quindi è stato un duplice effetto negativo. Questa è la situazione del come dire, quello che è successo in questi 30 anni, soprattutto in questi ultimi 8 anni. Concludo, noi davanti a questa guerra però abbiamo avuto delle grosse sorprese, per fortuna. Ed è un motivo di speranza il fatto che l'Ucraina resista. Questo è importante perché, senza entrare nei dettagli e soprattutto senza fare ipotesi su come andrà avanti, perché a me fa un po' arrabbiare quelli che dicono ormai Putin in difficoltà, dobbiamo salvargli la faccia. Calma ragazzi, Putin non ha ancora perso. Se n'è andato via da Kiev, ma può ancora tornare. C'è la battaglia di Mariupol, c'è la battaglia di Kharkiv, quindi la guerra è sempre più aperta e non finirà certo domani. Spero di essere smentito, mi piacerebbe che domani finisse. Quindi questa resistenza degli ucraini inaspettata ci interroga ed è un motivo di speranza. Tra l'altro è la dimostrazione del contrario di quello che dice Putin. Voi non siete uno Stato, voi non siete una nazione. No, noi siamo una nazione, tant'è che anche i russofoni non sono più russofoni. Anche quelli che parlano russo sono tantissimi in Ucraina, come prima lingua. Sapete che Zelensky viene dall'est e prima di diventare presidente nel 2019 ha fatto un corso accelerato in ucraino perché, come tanti ucraini, parlava meglio russo dell'ucraino. Quindi questa idea che chi parla russo in Ucraina è amico di Putin è completamente sbagliata, come si vede anche da tanti episodi. Quindi questa cosa è molto importante. L'Occidente, certo, l'Occidente ha scelto quello che la strategia definita in modo chiaro da Macron, arrêter la guerre sans faire la guerre, fermare la guerra senza fare la guerra. È un bel dilemma. Fermare la guerra senza fare la guerra, fornire armi, fare sanzioni, quando fanno male, ma se fanno troppo male, fanno male anche noi, quindi non le facciamo, che il gas. Questa è la cosa.
E quindi se il motivo di speranza è questa resistenza degli ucraini, perché interroga anche noi? Perché questa resistenza nasce da un impeto naturale di autodifesa. Noi cosa faremmo in questo caso davanti a un aggressore? Ma soprattutto davanti a questa guerra, che giudizio abbiamo e che meccanismi stiamo mettendo in atto? Certo, pensare al grande aiuto che è scattato in tutta Europa, in Polonia soprattutto, ma anche da noi, nei confronti dei profughi, è molto importante. Però bisogna avere questa speranza, cioè, come diceva Vassili Grossman in Vita e Destino, che ha visto guerre ancora più brutte di quelle e degli orrori che stiamo vedendo noi in queste settimane, diceva che il problema non è la lotta tra il bene e il male, questa lotta metafisica. No, il problema è che c'è un male che ci schiaccia, e lo vediamo adesso con la faccia di questa guerra orribile, ma ci sono dei pezzi di bene dentro ognuno di noi. Ecco, questa è la speranza, questo è quello che dobbiamo costruire. Ovviamente con dei giudizi chiari, e ho cercato di darvi degli elementi. Poi certo, i dettagli possono essere discussi, sicuramente. Ma l'impianto è questo, l'impianto è di un'aggressione da parte di un leader, non di un piccolo paese, che vive in un mondo che si è costruito, che ci vuole riportare indietro. Un mondo, dicevo, non solo di potere duro, ma di violenza totalitaria nel proprio paese e nei confronti degli altri. Grazie. Grazie di tutti. A metterne parecchia, quindi sicuramente mi aspetto anche sulle tue parole qualche domanda, qualche reazione. Ne abbiamo parlato già a cena, quindi so che ci sono sicuramente questioni che non fanno sconti a nessuno, ecco, no? Quindi il tentativo che vogliamo fare è sempre questo: guardare in faccia diciamo l'origine della possibilità del male, perché di questo stiamo parlando, nel cuore dell'uomo, quindi da tutte le parti. Però nel mondo di cui adesso ci dicevi, questo mondo come costruito e poggiato su una serie di elementi che noi effettivamente facciamo fatica a cogliere, no? Perché hanno delle basi storiche, delle forse anche parte, come da dire, antropologiche, o sono proprio pesanti, molto diverse dalle nostre. C'è qualcuno che in quel mondo, come Giovanna Paravicini, si spende da 40 anni, perché Giovanna vive a Mosca, no? Ci raccontava prima, una volta che è andata nel 79, dicevi, no? A Mosca, e quindi quella realtà, quella società, quel modo di pensare, quella cultura la conosce da vicino e ha imparato a riconoscerne i pregi, i difetti, limiti e grandezze. E quindi chiedo a te intanto di raccontarci un po' quello che fai, hai fatto, e loro sei cristiana, vivendo a Mosca, della tua storia, della tua esperienza. E poi mi piacerebbe che, appunto, sulla questione che accennava adesso Luigi, di questa possibile speranza, anche alla luce di quello che accennavo prima, cioè un gesto eclatante come quello che è importante, come quello che ci ha chiesto il Papa, dove vedi tu questa possibilità? Quali sono i luoghi proprio dentro, diciamo, un paese, che in questo momento sembrerebbe una contraddizione unica, di questa speranza? Prego. Grazie anche da parte mia dell'invito, della fiducia. Sì, è vero, io praticamente ho vissuto gran parte della mia vita in Russia, tuttora mi sono trovata qui in Italia per caso il 18 di febbraio, avrei dovuto risalire il biglietto dopo pochi giorni, poi hanno chiuso lo spazio aereo e allora mi sono presa un po' di tempo, anche perché sto girando come una trottola dappertutto a parlare, a raccontare, a cercare di aiutare a dare un giudizio su questa situazione.
Perché sono in Russia da così tanto tempo? Perché subito dopo la laurea ho incontrato padre Scalfi, il fondatore e l'animatore di un centro che si chiama Russia Cristiana, e grazie a lui ho potuto incontrare, diciamo così, un'altra Russia, ancora in epoca sovietica, vale a dire una realtà di persone, credenti e anche non credenti, chiamiamole dissidenti, che in effetti costituivano, hanno costituito una grandissima alternativa al regime, tanto che quella caduta, che appunto di cui parlava prima Geninazzi, dei muri e poi la caduta dell'Unione Sovietica, questo afflosciarsi praticamente dei regimi comunisti su se stessi, così, così repentina e anche così, grazie a Dio, senza spargimento di sangue, è avvenuto sicuramente per il lievito nuovo che questa minoranza di persone, questi dissidenti, hanno potuto dare. Ma questi dissidenti in realtà non volevano essere innanzitutto dei contestatori, più che dissidenti, difatti loro usavano una parola diversa, non si facevano chiamare dissidenti, ma inakomuistische, cosa vuol dire? Diversamente pensanti. Cioè non una protesta semplicemente, una critica, una protesta in negativo, ma la posizione di un'alternativa. E questa alternativa in che cosa consiste? Guardate bene che quando parliamo di queste persone, parliamo di persone come Solzhenitsyn, come Pasternak, come Bulgakov, come Sakharov, per dire grandissimi nomi che voi avete sentito tutti, e poi invece personaggi anonimi, padri di famiglia, gente che comunque faceva una sua battaglia. In che cosa consisteva questa battaglia? Nel creare, chiamiamola così, la polis parallela, ovvero una possibilità di una società civile, di un mondo che pur dentro, diciamo, il mondo dell'ideologia sovietica, del blocco di Varsavia, perché poi l'Unione Sovietica diventava anche la Cecoslovacchia, la Polonia Sovietica, la Romania, la Bulgaria, cioè diciamo tutto il patto di Varsavia, all'interno di questo mondo così irregimentato, ideologico, c'era la possibilità di realmente una vita nuova, la vita da cui sono nati i vari movimenti, la Primavera di Praga, la Rivolta di Budapest, il movimento di Solidarność. Cioè un organismo unitario, come avrebbe detto ancora negli anni Ottanta in una lettera ai capi di Solidarność, un dissidente russo, Vladimir Bukovsky, che si era fatto una ventina d'anni tra lager e ospedale psichiatrico a Coatto, in cui diceva: guarda, noi in tutto questo organismo unitario, tra le rivolte di Budapest, tra i carri armati che hanno invaso Praga nel 68, tra il grande movimento di Solidarność, noi dissidenti russi cosa abbiamo fatto? Niente. Però forse siamo riusciti a conseguire una vittoria morale, diceva lui. Cioè abbiamo capito in 25 anni di sforzi disperati che tu hai sempre la libertà di scelta e se non ne fai uso, anche in prigione, non hai giustificazione. Ecco, io credo che quello che a me ha affascinato della Russia, nella Russia sovietica, dove appunto tu dovevi camminare, non fare un passo né a destra né a sinistra, ma andare dritto, non c'erano libri religiosi che tenessero o posizione politica naturalmente, c'era soltanto uno Stato, io ho visto quello di Brezhnev, di Andropov, cioè comunque l'ultimo decennio prima di Gorbaciov è stato duretto. Dentro pure questa società così totalitaria, così regimentata, c'era gente che faceva un'esperienza di libertà e questo è ciò che veramente io credo ha dato la Russia e la Russia, la Polonia, cioè questa polis parallela ai nostri tempi. Caduti i muri anche grazie a questa società che dall'interno era viva, è nato tutto un movimento di indipendenza, di libertà all'interno dei singoli paesi e quello che noi come Russia Cristiana sotto la guida di Padre Scafi abbiamo voluto fare è stato quello di dare il nostro contributo creando un piccolo centro culturale dove io lavoro tuttora
che si è preoccupato di due cose. Uno, di stampare libri, fondamentalmente libri cattolici, per far conoscere ai russi, agli ortodossi, la nostra tradizione cristiana e direi il pensiero più valido occidentale, dell'Europa occidentale. E poi l'altra cosa, una piattaforma di dialogo. Il nostro centro è nato come cattolico ortodosso, vale a dire abbiamo tre soci fondatori, di cui uno è la Fondazione Russa Cristiana, l'altro è la Diocesi Cattolica di Mosca e l'altro è stato un metropolita ortodosso russo che ci ha voluto bene e che ha accettato di diventare nostro membro fondatore. E questo è molto simbolico perché è proprio l'idea di un dialogo, di una collaborazione, di un riconoscere l'altro non come un oppositore dialettico con cui devi, diciamo, discutere per convincerlo, per portarlo dalla tua, ma come qualcuno da cui puoi sempre imparare qualcosa e che viceversa tu puoi offrirgli la tua esperienza pensando che possa essere utile anche per lui. Questo è il nostro lavoro e direi che in questi, diciamo, questo centro culturale nato nel 92 e quindi in questi ormai 30 anni di lavoro del centro culturale ci siamo fatti tantissimi amici, moltissimi anche tra gli ortodossi, che ci dicono: voi non ci chiedete mai niente in cambio, cioè noi ci sentiamo a casa vostra perché voi non è che volete tirare un po' la coperta dalla vostra parte. Bene, io credo che la speranza oggi sia esattamente la stessa. Perché a quello che Geninazzi diceva parlando della politica estera della Russia, io posso aggiungere quello che vedevo dall'interno del paese, e vale a dire una progressiva chiusura a livello delle istituzioni, delle leggi, per esempio della scuola, dove per esempio progressivamente negli anni i libri di storia per le scuole sono stati rifatti, nel senso che la storia doveva essere improntata a far fare una bella figura alla Unione Sovietica o alla Federazione Russa, un ruolo positivo. Quindi alcune pagine venivano enfatizzate, per esempio i grandi meriti di Stalin nella Seconda Guerra Mondiale, e altre pagine dovevano essere glissate, smussate, per esempio il grande terrore che aveva colpito, che ha colpito l'Unione Sovietica nel 37-39 e ha fatto almeno 7 milioni di morti fucilati, oppure un'altra pagina dolorosa come il cosiddetto Golodomor, ovvero la carestia, la collettivizzazione forzata che colpì le campagne dell'Ucraina tra il 29 e il 32 e che fece 4 milioni di morti. Voi capite che da un lato ci sono nella storia e nella memoria dei paesi, diciamo, vassalli della Russia, cioè dell'ex Unione Sovietica, delle memorie estremamente ferite, dolorose, perché i paesi baltici, l'Ucraina, la Georgia, l'Armenia, possono ricordare delle catastrofi, delle tragedie che sono successe per colpa della Russia. Ma d'altra parte anche gli stessi russi possono ricordare delle catastrofi che hanno colpito praticamente quasi tutte le famiglie, perché in quasi tutte le famiglie russe negli anni del terrore ci sono stati persone che sono scomparse. E nelle fotografie di famiglie, visto che erano nemici del popolo e quindi diventavano un pericolo per gli stessi membri della famiglia, anche nelle foto di famiglia venivano annerite le loro facce e si preferiva perdere la memoria di queste persone. Questo per esempio è un reale problema, che il tentativo di mascherare la storia, si parlava della cancel culture, no? Che c'è in America, ma questa progressiva cancellazione della memoria, richiusura degli archivi, è un fenomeno che noi nella Russia di oggi, almeno negli ultimi 10 anni, è evidente. L'ultimo episodio è stato la chiusura, la liquidazione di Memorial,
questa associazione che si è battuta per esempio per la scoperta delle fosse comuni che, dove sono sepolti questi per esempio famosi 7 milioni di fucilati degli anni del terrore. Pensate che le famiglie fino agli anni 90 non sapevano neanche dove, come e quando fosse morto il loro congiunto. Generalmente veniva data questa sentenza, 10 anni senza diritto di corrispondenza. E uno diceva, vabbè, 10 anni senza diritto di corrispondenza. Questa era un eufemismo che voleva in realtà dire fucilazione. E quindi poi non si è mai saputo dove sono arrivati dei certificati di morte che però non corrispondevano assolutamente alla data, che non parlavano di fucilazione, e dove fosse successo, dove fosse sepolto il congiunto, tutto questo non si sapeva. E appunto questa associazione Memorial che ha fatto tantissimo per la scoperta di tutto questo, per riportare la memoria delle vittime, per dare un nome, un volto, per ridare volto alla memoria di queste persone, è stata liquidata. Giusto appunto gli ultimi ricorsi sono stati respinti nel gennaio di quest'anno. Ancora nel 2012 è stata varata una nuova legge sull'agente straniero. Cioè se voi poniamo Centro Culturale Wyszyński di Crema, mandate al mio Centro Culturale Biblioteca dello Spirito di Mosca una donazione, io che prendo soldi da uno straniero sono un agente straniero, perché è inconcepibile che io possa prendere dei soldi dall'estero senza essere in qualche modo prezzolato a servizio di qualche potenza straniera. E quindi, essendo etichettato io come agente straniero, devo scrivere in tutto quello che io faccio, in tutto quello che io scrivo, tutto quello, questo scritto, questa manifestazione, questa cosa è stata realizzata da Biblioteca dello Spirito, che è un agente straniero. E quindi questa è proprio veramente una cosa odiosa, che può, poi questa legge è sempre stata più ristretta e è diventata addirittura applicabile alle persone fisiche. Io ad esempio, in quanto, poniamo, sono un membro, un collaboratore della Biblioteca dello Spirito, che è un agente straniero, divento io stessa agente straniero. E quindi se io scrivo un articolo devo scrivere Giovanna Coravicini, che è un agente straniero. Insomma, tutto questo ha creato all'interno del paese, della società russa, una, come si può dire, una progressiva chiusura e una progressiva atmosfera di sospetto. Perché quello che c'è vicino a me, se io gli dico come la penso, non è che poi va a riferire a chi di dovere. Si crea, e questo è avvenuto in maniera eclatante dopo lo scoppio della guerra, perché per esempio una cosa che è stata pubblicata subito dopo è stata una nuova legge, l'articolo 207,3, che dice che chiunque dica, diffonda delle fake news sulle forze armate è passibile di una condanna da una multa fino a 15 anni di reclusione. Mi diceva per esempio una professoressa di letteratura russa, di Vladimir, che dei suoi colleghi sono stati avvicinati da persone che gli hanno detto «Ah, però hai visto sta guerra?» Questi si sono allargati, hanno detto «Eh sì, effettivamente anch'io non sono d'accordo», eccetera. Poi sono stati chiamati al rettorato e hanno detto «Ma come lei, il giornal dei tali, al testo dei tali, ha detto questo, questo, quest'altro?» Primo ammonimento, alla seconda licenziamento. Così come tutte le pagine Facebook, Instagram, queste diavolerie degli studenti sono state setacciate e poi sono stati chiamati i ragazzi e i loro genitori dicendo questo è il primo ammonimento, il prossimo è l'espulsione, se lei vuole laurearsi ci pensi bene prima di scrivere e di fare. Una mia conoscente, Olga Sedakova, 71 anni, dantista, filologa e poetessa, una delle più grandi poetesse russe, si vede arrivare la prima domenica dopo l'invasione due agenti al mattino in casa sua che le dicono «Ma lei oggi non avrà intenzione di andare in manifestazione, vero?»
Lei dice veramente no. Ah, ecco bene, possiamo fotografarla per testimoniare che lei è effettivamente in casa? No, grazie, io in casa mia non mi faccio fotografare. Cioè, questa atmosfera di intimidazione, di paura, i 15.000 arrestati perché hanno partecipato a delle manifestazioni pacifiche di protesta nelle più grandi, nelle varie città della Russia, insomma, sono lì per far vedere come in questo mese, poco più di un mese, 40 giorni di guerra ormai, il paese è proprio ripiombato in quella che poteva essere la Russia, non so, di Brezhnev, non voglio dire di Stalin, dove il sospetto, la delazione, la censura interiore di fronte alle cose fa sì che la gente sia passiva. Come la pensa veramente la gente? Non lo sappiamo. È stato intervistato qualche giorno fa Murato, direttore dell'ultimo giornale che ha potuto restare in piedi un mese durante la guerra e poi è stato chiuso, l'ultimo giornale indipendente che restava in Russia, è rimasto in piedi perché Murato 6 mesi fa ha preso il premio Nobel per la pace, quindi per un po' l'ha lasciato perdere. Poi. E lui diceva, dicono che l'83% della gente è con Putin, ma quando ti telefonano, questi sondaggi li hanno fatti per telefono, e la gente sa che questo che telefona ha il suo numero di telefono, ha il suo nome, ma chi al telefono, se tu gli chiedi ma tu sei con Putin, ti risponde di no. Quel 16% che ha risposto di no è veramente coraggiosissimo, perché di fronte a questa situazione è chiaro che la gente dice di no. E allora appunto, in una situazione di questo genere, dove un paese è praticamente ostaggio di un regime che in qualche modo lo tiene in scacco con la propaganda, con la paura, qual è la speranza? E qual è la speranza invece per quelli che in Ucraina sono sotto le bombe? Oppure qual è la speranza per quelli, e io li ho visti tanti in questi giorni, di sfollati, di rifugiati, donne con bambini che sono qui sapendo che i mariti, i figli, i fratelli sono là e chissà se la casa è ancora in piedi oppure la casa non è più in piedi. La speranza è che questa gente comunque si porta dentro ancora tanto bene. A me colpisce molto, per esempio mi racconto una storia banale, se volete, di una badante che ha fatto arrivare qui la sua mamma dall'Ucraina e l'ha ospitata nella casa dove lei fa la badante, quindi hanno ospitato anche la mamma. E la mamma, mi diceva la signora che le ospita, è arrivata con una valigettina proprio così, era un pacchettino, in cui c'erano dentro, non so, 2 cose sue, poi una coperta all'uncinetto e una scatola di cioccolatini da portare in regalo alla famiglia che lo ospitava. Cioè che una donna possa nel suo bagaglio che si porta via per scappare dall'Ucraina, andando nel nulla, andando in un posto dove lasciando tutto, si riempie la valigetta con la coperta all'uncinetto e la cioccolatini per chi la ospiterà, è veramente commovente. Oppure di una donna che mi raccontava che con 2 bambini ha fatto il viaggio, lei era di Kharkiv, quindi ha fatto un lunghissimo viaggio dalla zona est del paese fino ad arrivare al confine polacco, e diceva che quando è salita in treno da Kiev a Leopoli avrebbe avuto 8 ore di treno ed era un po' disperata perché era lì con questi 2 bambini, il treno pieno zeppo, dice, sembravano i treni, non so, della guerra, gente con fagotti, valigie, masserizie, tutti lì, e dicevo, ma io come faccio a resistere così in piedi con questi 2 bambini per 8 ore? Cioè, poi è stata una cosa pazzesca perché la gente ha mucchiato bene, ha razionalizzato i bagagli, vabbè, e poi si faceva gara, ma no, si sieda lei, ma no, si sieda lei, insomma, dentro questa solidarietà siamo arrivati un attimo. E poi dice, è arrivata a Leopoli, sul marciapiede della stazione c'era un sacco di gente
che mi chiedeva, che chiedeva a tutti quelli che scendevano dal treno: avete bisogno di stanze, avete bisogno di essere ospitati? Erano alberghi, erano privati, erano scuole, erano, insomma, su quel marciapiede non è rimasto nessuno. E lei, che arrivava a Leopoli senza sapere dove sarebbe andata e anche senza molti soldi in tasca, ha trovato qualcuno che lo ospitava e mi ha detto: guarda, i primi giorni io continuavo a piangere, ma non piangevo tanto per il disastro, così, ma piangevo dalla commozione di vedere la gente così. Cioè, era un'altra Ucraina, lei mi ha detto. Era un'altra Ucraina, perché normalmente ciascuno fa gli affari suoi, ciascuno fa quello che deve fare, e insomma, se tu ti passa davanti nella fila al supermercato, hai da dirgli la sua, eccetera, eccetera, no? E invece così la gente che capisce che la priorità è un'altra. Ma io direi, per certi aspetti, per quello che ho visto io adesso qui, è anche un'altra Italia. Perché ho io visto tantissime persone avere una apertura, una disponibilità che non avremmo normalmente. Vi faccio un esempio: una mia amica che era andata a prendere una sua amica ucraina che arrivava dalla Romania e era lì all'aeroporto con un cartello scritto in cirillico, con scritto Irina, il nome dell'amica, amica dell'amica, non si conosceva. E a un certo punto, erano le 10 di sera, le si avvicina una donna, un'altra ucraina, che le dice: scusi, ma lei ha il cartello scritto in russo e quindi parlerà russo. Io sono arrivata dalla Romania, sono una profuga ucraina, mi hanno detto di prendere l'aereo, ma non messo sui voli umanitari, no? Di prendere l'aereo, che poi in Italia ci sarebbero stati dei volontari che mi dicevano dove andare. Alle 10 di sera ho il serio e non c'era proprio nessun volontario che aspettava. E adesso io cosa faccio? Dove vado? E questa mia amica se l'è presa e se l'è portata a casa a dormire. Ma in tempi normali noi l'avremmo fatto, io l'avrei fatto. In tempi normali, ospitare una donna che arriva da chissà dove, chissà chi è, chissà se poi è veramente ucraina, sfollata. E invece è come se adesso fosse chiaro che noi dobbiamo, ma non soltanto dobbiamo, che è più umano, è più bello, è più vero. È come se avessimo, non so, superato un confine invalicabile di pudore, di privacy e capissimo che lo spazio di questo noi, di questo organismo unitario, è molto più vero, più bello, più umano che non quel fortino che ciascuno si era costruito magari in casa sua con tutti i conforti, con tutte le cose. Per cui, e anche in Russia sta avvenendo un po' la stessa cosa, è come se la gente che ha paura, però al tempo stesso dicesse, per esempio nel nostro centro culturale c'è qualcuno che ci viene a dire: ma che bello che ci siete ancora, perché magari non potete fare niente adesso, magari non è che possiamo fare appunto grandi testimonianze, grandi discorsi, perché adesso non sai più neanche di cosa puoi parlare, per paura che di qualunque cosa parli magari poi vieni frainteso e poi magari ti fanno chiudere, eccetera, eccetera. Però al tempo stesso, il fatto stesso di esserci, di restare, è come una consolazione per queste persone. Allora si può continuare a lavorare, si può continuare a educare, si può continuare a cercare di vivere da uomini liberi anche in un paese non libero. Perché appunto, se, ripeto, certamente la più messa in croce oggi è l'Ucraina, per carità, però non dimentichiamo che anche la Russia è un paese profondamente messo in croce e sarebbe veramente sbagliato fare l'equazione regime russo, popolo russo. Certo, è un popolo che ha paura, un popolo che non ha avuto fino adesso il coraggio di... è stato talmente, come dire, irregimentato che nessuno ha il coraggio di un'iniziativa. Ma d'altra parte... c'è gente che vede come sua missione il fatto di continuare a lavorare, a insegnare, a creare quegli spazi di società libera attraverso il volontariato, attraverso l'assistenza, attraverso la cura dei più deboli.
che è l'unica possibile speranza oggi. Grazie davvero. Dicevo che, lo dico chiaramente, l'argomento centrale portato da Putin per questa Russia che si è ritrovata in un angolo accerchiato, umiliata, è falso. Io lo so che questa cosa è molto diffusa anche in Occidente, anzi, secondo me tantissimi di voi che siete qui la pensate così, e cioè che la NATO ha le sue colpe. Ora, l'Occidente, la NATO in particolare, ha un sacco di colpe, secondo me, ha fatto tantissimi errori, cito solo l'ultimo, più colossale, più vergognoso, pensiamo all'Afghanistan, per non tirarla troppo in lungo negli ultimi 50 anni. Ma nei confronti della Russia, questa accusa che muove Putin e che rimbalza in tutti gli ambiti, dai commentatori, dagli esperti a quelli che si trovano al bar, l'espansionismo aggressivo della NATO, il fatto cioè
che nel 99 e poi negli anni seguenti i paesi del centro Europa ex comunisti hanno aderito alla NATO, che sia stato un atto di espansione aggressiva, è falso. La NATO, l'America, non voleva questa operazione. C'era un certo senatore democratico di nome Joe Biden che non voleva che questi paesi entrassero nella NATO perché, si diceva, avremmo irritato la Russia. In effetti Yeltsin era un po' irritato. E così Kissinger e tanti altri esperti. Perché sono entrati nella NATO? Perché gente come Wałęsa, come Havel, sono andati a supplicare Washington, a Bruxelles, il quartiere della NATO, per dire prendeteci. Perché? Perché noi non ci sentiamo sicuri. E la risposta era, ma non c'è più l'Unione Sovietica, la Russia non penso abbia voglia di attaccare. No, noi abbiamo avuto troppe brutte esperienze con questo vicino, vogliamo un ombrello protettivo. Quando uno si fa una casa nuova, e loro si erano fatti una casa nuova nella democrazia, nella libertà, volevano anche una polizza assicurativa e questa era la NATO, non ce n'erano altre. Possiamo dire che hanno sbagliato. Secondo voi i paesi baltici, faccio l'esempio, la Lettonia, dove il 30% è russa, secondo voi non sarebbe già stata presa in un boccone dalla Russia di Putin? Vi lascio la risposta. Quindi questa cosa, come dire, non è stato un espansionismo aggressivo, è stata una volontà di protezione. Però questo discorso rimbalza sempre. È un discorso che, cerco di concludere, rispecchia due cose. Primo, una vecchia concezione, proprio come quella di Putin, della sfera di influenza, la teoria di Carl Schmitt, che il grande, una grande potenza deve controllare i suoi vicini. Dove è detto questo? Non c'è l'autodeterminazione dei popoli. Cioè siamo ancora all'epoca della guerra fredda, dove il Cile, che andava verso una certa direzione, non andava bene alla superpotenza americana, e l'Ungheria, che si ribellava, non andava bene alla potenza sovietica. Siamo ancora in quella situazione? Io speravo di no, personalmente, che questo mondo fosse cambiato. Vogliamo ancora riproporre quella idea, anche perché, scusate, dal punto di vista tecnologico, non è che se uno mi mette un'arma lì è più pericoloso di uno che mi tira un missile da 50 km, perché magari il missile più preciso mi ammazza più di quello che mi spara dalla porta. In questi paesi non ci sono armi nucleari, non ci sono missili che possono colpire la Russia, sono stati messi adesso, negli ultimi tempi, perché la situazione è da quella direzione. La seconda osservazione è che l'Occidente c'è un po' antipatico noi che siamo occidentali e quindi non vogliamo capire che è possibile che in fondo Putin poteva anche andarci bene. Penso a tanti cattolici tradizionalisti che dicono che questo Occidente, dove comandano le minoranze etniche, soprattutto sessuali, dove ormai i valori non ci sono più, questo Occidente che ha perso ogni bussola e ogni senso di umanità. Ma meglio Putin, che parla di famiglia, che è contro il matrimonio omosessuale, eccetera, eccetera. Dobbiamo capire che l'Occidente sta andando a rotoli, ma stando in Occidente forse noi riusciamo a testimoniare, a fare qualcosa. Di là non è possibile fare niente. E tutto quello che dice Putin, questo polo ideologico del mondo russo fondato sulla Chiesa ortodossa, è pura ideologia. La gente non è religiosa in Russia, non ci crede a questa cosa, è pura ideologia. Quindi il discorso dell'Occidente ci mette in discussione per quello. Però i fatti sono i fatti, quello che ho detto della NATO. I sentimenti sono un'altra cosa, certo. Parlava la Giovanna della cancel culture, che c'è anche a Mosca, e da noi è terribile, lo sappiamo bene. Ma questo non è un motivo per dire che dall'altra parte le cose vanno meglio. Giovanna. Sì, come può continuare questa solidarietà? Guardate, a me è molto piaciuta l'osservazione di un sacerdote ortodosso, padre Vladimir Zelinsky, che è qui a Brescia e segue la sua comunità ortodossa russa e segue adesso anche molto i profughi ucraini, perché poi ecco, un altro motivo di speranza è proprio questo, vedere come grazie a Dio
le comunità qui in Italia, anche russe, parlavate proprio anche voi di quella di Lecco, no? Comunità russe ortodosse, si sono aperte ad accogliere anche i fedeli ucraini, passando sopra scismi, liti, questioni di giurisdizione, di patriarcati intricatissime, che adesso vi risparmio perché sarebbe complicatissimo, comunque passando sopra queste diatribe che fino a ieri erano molto sentite e proprio aprendosi. Comunque padre Zelensky diceva: quando io vedo questo concorso di solidarietà che c'è qui da voi in Italia intorno a queste persone, questi poveretti che arrivano dall'Ucraina, a me sembra che è in qualche modo una risposta al rimprovero che Dio ci fa nel testo dell'Apocalisse, quando viene detto: tu hai dimenticato il tuo primo amore. Dio dice a un certo punto, no, nell'Apocalisse, rimproverando le famose chiese di Laodicea e così, dice: tu hai dimenticato il tuo primo amore. Ecco, rispondere a questi profughi, dice, a me sembra che la gente, rispondendo a questo bisogno dei profughi, è come se rispondesse a questa domanda: beh, questo primo amore l'ho dimenticato, l'ho tradito, però adesso l'ho rincontrato, l'ho ritrovato, mi sono innamorato di nuovo. E cos'è questo primo amore che ci fa muovere, che ricordandolo ci fa muovere verso questi profughi? E lui dice che se ne dica è quello che è insito nel sangue, nei geni dell'Occidente: la libertà. Una libertà, badate, proprio intesa non nel senso appunto faccio quel che mi pare, ma una libertà nel senso del ritrovamento della vera statura della persona umana. Perché purtroppo nella società russa, come anche nella chiesa ortodossa russa, Ignazio diceva adesso nessuno va in chiesa, perché? Ma perché a un certo punto c'è questa chiesa russa irregimentata che va a braccetto con Putin, almeno nella sua, per carità, ci sono santi preti, ci sono bellissime comunità, però diciamo nella sua struttura gerarchica è una chiesa che è un po' come quella del grande inquisitore di Dostoevsky, che ti dà tutto, ti dà il rito, ti dà l'assoluzione, ti dà la grazia, ti dà l'icona da baciare, il miracolo, tutto quello che volete, ma che ti tira fuori la tua libertà, che tu demandi la tua libertà all'autorità ecclesiastica e sei a posto, segui un tot di regole e sei salvo, un po' come, non so, devi fare il digiuno nella cosa di Pasqua, devi confessarti, devi andare a prendere la benedizione del prete, devi, che ne so, tutte queste pratiche rituali e basta. Io credo che quello che può far sì che questa spinta di solidarietà, questa priorità data a questi profughi oggi non venga meno, è proprio il fatto che uno capisce che è più umano vivere così, che è più bello vivere così, che comunque vale la pena anche di fare una fatica, un sacrificio, perché comunque questa è una cosa a livello della persona umana. E questo è sempre una cosa a livello del singolo, della persona, no? Perché quando io tante volte sono venuta in Italia, ho avuto come la sensazione di vedere gente meno libera che in Russia. In Russia Putin, della famiglia, della prevenzione sociale, degli anziani, degli handicappati, diciamolo proprio piatto piatto, se ne frega totalmente. Se voi veniste in Russia, io quante medicine nelle mie valigie ho portato avanti e indietro, quante cose ho portato per un sacco di gente che non aveva modo, perché se tu devi fare delle cure, delle chemioterapie, o te le paghi o lo Stato non te le passa. Cioè, quante medicine di questo genere, mobilitando amici italiani, medici, eccetera, eccetera, banchi farmaceutici ho portato su, per dirlo. Poi magari appunto c'è la leggenda che Putin invece, per carità, salvaguarda la famiglia, non so io come salvaguarda la famiglia. Però in Russia questo cosa ha voluto dire? Che un sacco di gente, per esempio, ha costituito delle opere di volontariato. Una dottoressa oncologa che si rendeva conto che i malati terminali venivano mandati a casa
E poi cure palliative non esistevano, perché tanto quello lì non guarisce, quindi vabbè, soffrirà un po', ma tanto non ci si può, cioè, è senza speranza. Ha cominciato lei a mettere in piedi un hospice, ha trovato qualche amico che gli aiutava e in questo modo è riuscita poi a creare, lei, e poi lei è morta anche abbastanza giovane, di tumore a sua volta, la figlia, ha messo in piedi una catena di hospice che adesso esiste in tutta la Russia, privati, gratuiti, sostenuti dalle offerte dei benefattori, della gente. Una mia amica ha messo in piedi una opera che si chiama Una bustina per Dio. Vengono in vita praticamente bambini che non avrebbero i soldi da tutta l'ex Unione Sovietica a Mosca, nel centro pediatrico più importante, e scrive su internet, ha un blog in cui scrive: c'è per la bambina tal dei tali che viene dall'Armenia bisogno di, non lo so, $3,000, perché bisogna fare queste cure, bisogna ricoverarla, c'è il viaggio aereo, poi dobbiamo ospitare la mamma, eccetera eccetera. Se potete, mandate una piccola offerta e lascia il suo conto corrente. Lei dice: e io sono sicura che nell'arco di mezza giornata ho tirato su questi soldi. E questa è proprio una questione di libertà, dove viene chiamata in causa non lo Stato, non le istituzioni, che in questo caso non ci sono, sono abitati, ma veramente la persona. Diventa la società civile. E la gente lo fa perché? Perché c'è questo sviluppo del volontariato in Russia? Perché la gente capisce che vivere così è più bello, è più umano, è più dignitoso. Io credo che il gusto del bene, il gusto della solidarietà deve essere quello che ci paga. E invece la domanda che volevo farvi è questa, che allora, giustamente la propaganda è una cosa estremamente efficace, estremamente potente, e non dobbiamo mai sottovalutare il fatto che non ci rendiamo conto, vivendo in un mondo libero, essendo esposti a tante informazioni, quanto sia diverso quando non accade così. Però per esempio storicamente la propaganda non ha trovato terreni sempre efficaci, non trovato più efficaci e altri meno efficaci. Un esempio, nella Germania nazista, e i nazisti erano superati a mezzo di propaganda, però sappiamo che hanno trovato anche dei sacchi di antisemitismo diffuse, e dobbiamo ammetterlo anche nel mondo cattolico, una missione dolorosa da fare. Mi spiego, cioè la propaganda trova tanto più efficacia quanto i pregiudizi sono diffusi, perché li va a confermare. Per cui volevo un commento su questo, perché giustamente avete molto sottolineato, cioè questi pregiudizi anche occidentali. È una mia curiosità, perché non tanto più sconosco come è stato in Russia, voi che conoscete la realtà, quanto sono diffusi? Per me sono diffusissimi. Poi secondo me questi pregiudizi sono diffusissimi. Vi faccio un esempio. Anni fa ero stata a Mosca, ed era venuto un sacerdote, un signor Braschi, della Biblioteca Ambrosiana di Milano, e aveva portato in un'università ortodossa delle reliquie di San Nicola, che come voi sapete San Nicola per i russi è proprio il santo, proprio più come per noi un suo Sant'Antonio. Per cui ho portato queste reliquie, grande celebrazione, grande festa, poi intrattenimento lì con il rettore, eccetera. E una signora abbastanza, diciamo, di una certa età, ma non vecchissima, dice: grazie, ma come siete bravi, e pensare che in Occidente tutti ci odiano così tanto. E io ho detto: ma scusi, ma in Occidente chi è che vi odia? Cioè, per dire che sicuramente questa propaganda pesca su un pregiudizio esistente, quel secondo me,
quel complesso, quell'idea imperiale frustrata, eccetera, eccetera, è un sentire che molti russi condividono. Anni fa c'era stato un sondaggio: voi preferite che la Russia, scegliereste che la Russia fosse un paese libero, ricco o forte? Io penso che in Italia tu avrebbe detto ricco, magari qualcuno più idealista, libero. Invece la maggioranza della gente ha detto forte. Cioè, questo per dire comunque una mentalità che è diffusa. Quando tu per anni e anni e anni hai la cosa, l'accerchiamento che la gay Europa, così viene chiamata l'Europa in Russia, che la gay Europa ti accerchia, ti odia, eccetera, eccetera, la gente in qualche modo comincia a crederci. Poi dei russi rispettabilissimi, che io non so, invitavo in Italia al meeting di Rimini, eccetera, vedono le chiese alla domenica, vedono una cosa come il meeting, vedono, non so, il Papa in Piazza San Pietro, dicono: ah, ma allora da voi qualcuno va ancora in chiesa, ma allora da voi ancora qualcuno si sposa, ma da voi ancora qualcuno... Cioè, diciamo che si rendono conto che, non dico tutta l'Europa, parliamo almeno dell'Italia, forse non ci sono soltanto gay e roba del genere, ma dentro tanti problemi c'è una vita anche qui. Allora, facciamo così: se c'è ancora una domanda veloce, magari per Giannazzi, se no ti lascio una chiusura veloce, veloce, velocissima. Perché io non posso, perché faccio la domanda. Allora, la maggiore della speranza per me è il fatto, la speranza che tu ritorni a Russia subito, cioè io mi chiedo, ma questa cosa a me mi tocca, mi stupisce da di tutto, come dopo Pasqua anche a Russia. Cioè, questa cosa è una cosa tosta, perché noi abbiamo aspettato un altro che finisce la guerra, aspettato un altro che in Italia sia più sicuro. Io poi ti metti un po' l'hai già detto, ma di approfondire per questa cosa, cioè, qual è la tua speranza di tornare in Russia? Beh, in Russia io ho un sacco di amici, no, diciamo che un primo motivo è che comunque lì c'è il mio lavoro, la mia gente, il mio lavoro, eccetera. L'altro io credo che veramente oggi siamo un segno di speranza, il fatto di essere lì sia proprio per la gente una possibilità di ricominciare, riprendere. Ma comunque poi, cioè, ciascuno fa il suo piccolo particolare, cioè, non mi illudo sul fatto che posso fare grandi cose in Russia. Cioè, assumo al suo posto, anziché stare qua, sto là. Cioè, siamo più sicuri in Russia che in Italia, perché i missili sono puntati verso qua. Forza! Anche questo, è vero. Luigi, dai. Sì, volevo dire una cosa veloce. Rispetto al primo intervento sullo Stato moderno, Solženicyn, che non era certo uno antirusso, ha scritto questa cosa: bisogna scegliere con nettezza fra l'impero, che sarebbe la nostra disfatta, e la salvezza spirituale del nostro popolo. Solženicyn diceva che la Russia si salva se la smette di voler essere un impero. Che abbiamo sentito anche tanti commentatori italiani, penso a Cacciari, che dice: ma noi ci siamo dimenticati che la Russia è un impero, come dire, e quello lì è cattivo, quindi stai attento, non è che si può cambiare. No, si può cambiare invece. Allora, questa cosa è molto importante. Conservare un grande impero significa andare alla morte, diceva sempre Solženicyn. Non dobbiamo cercare, pensate quanto sono profetiche queste parole, non dobbiamo cercare di estenderci nello spazio, ma di conservare il nostro spirito nazionale nel territorio che ci resterà. Io credo che, nonostante tutto, queste parole possono avere un futuro. Non lo dico per onorare il titolo della speranza, ma c'è speranza. Io credo, lo dicevi tu all'inizio, uno degli aspetti più tragici è questa lotta, qualcuno l'ha chiamata la guerra di Caino contro Abele, questa guerra fratricida, perché russi e ucraini sono due popoli più che vicini, intrecciati fra di loro,
Io credo che c'è speranza. Giovanni Paolo II ha compiuto un viaggio storico nel 2001 in Ucraina e ha detto parole che andrebbero rilette oggi. Ha lanciato un ponte non solo fra Oriente e Occidente, ma ha invitato gli ucraini a essere da ponte tra l'Occidente e la Russia. Dire queste cose oggi può sembrare più un'utopia. Io davvero credo, spero che questo possa ancora succedere. E vorrei concludere con quelle parole che, quando le rileggo, mi fanno venire i brividi, pronunciati da Giovanni Paolo II, da San Giovanni Paolo II, quando era in Ucraina, 21 anni fa. Grazie a te, Ucraina, che hai difeso l'Europa nella tua instancabile ed eroica lotta contro gli invasori. Credo che sia più che attuale questa preghiera. E grazie a tutti. Visto che abbiamo parlato molto di profughi, di accoglienza, di gesti concreti, siccome nel pubblico abbiamo il direttore di Caritas Crema, lo inviterei, Claudio Daghetti, a raccontarci brevemente cosa sta succedendo a Crema e cosa sta facendo Caritas a questo punto, così come se la ciliegina a finale. Grazie per l'invito e grazie per gli interventi di questa sera che sono stati utili anche per rileggere le storie di chi stiamo incontrando in questi tempi, quindi grazie davvero. Crema da subito si sono mossi insieme al Vescovo per cominciare a raccogliere dei profughi che abbiamo sul territorio. In questo momento sono 141 i nuclei familiari, un totale di oltre 300 persone che ci stanno accompagnando. Alcuni di questi sono all'interno di famiglie connazionali, altri sono all'interno delle prime accoglienze di Caritas e alcuni già nelle accoglienze diffuse. Come si è sempre fatto, la Diocesi di Crema propone una prima accoglienza in centri piccoli, comunque 20-25 persone, non di più, per poi invece una seconda accoglienza che è all'interno di comunità parrocchiali, di appartamenti singoli. Quello che sperimentiamo è quello che si diceva anche prima, è proprio una solidarietà grande da parte della gente e devo dire che è in crescita in questi anni. Facevo pure una battuta stamattina con alcuni colleghi che 8 anni fa con i profughi andavano a fare assemblee comunitarie, assemblee pubbliche per convincerle e per dire ci serve una mano, dateci una mano. Oggi andiamo per ascoltare e per capire quello che già nella comunità è avvenuto. Non so se perché chiaramente la guerra tra Russia e Ucraina è più vicina, quindi si percepisce come così un dato più concreto, più un rischio anche nostro, oppure perché in mezzo c'è stato il Covid e anche il Covid nel nostro territorio ha portato una solidarietà incredibile. Io preferisco pensare che sia proprio un percorso di crescita, che sia più bello vivere così piuttosto che in altre maniere. Se qualcuno chiede cosa si può fare in questo momento, si possono fare alcune cose. Si può sostenere l'accoglienza che la diocesi di Crema sta facendo, l'ufficio della diocesi ci sono tutte le istruzioni per sostenere appunto questa accoglienza, oppure darci una mano per comprare appartamenti di seconda accoglienza. Se qualcuno a conoscenti, parenti, amici che hanno gli appartamenti vuoti in questo momento in buono stato e agibili, lo stiamo cercando perché serve davvero un gran numero di appartamenti per riuscire a poi ad accogliere e integrare e proteggere queste persone che arrivano. Grazie. Semplice. Noi come centro culturale e così anche il centro culturale Carlini di Lodi non proponiamo nessuna raccolta fondi, non l'abbiamo fatto e non lo faremo, anche perché diciamo che ci sono già una serie di iniziative che tutti conosciamo, tanti canali della solidarietà e direi che sono già più che sufficienti. Però quello che ci sentiamo di proporre alla fine di un incontro di questo tipo, che mi sembra che sia stato davvero un'occasione dialogo, ci sentiamo di dirvi che se volete proseguire anche questo dialogo
in fondo al salone, là sulla destra, troverete la possibilità di sia iscrivervi alla mailing list, probabilmente del centro culturale, quindi ricevere poi gli avvisi delle cose che faremo, oppure diventare anche soci iscrivendovi e pagando eventualmente la multa per forza. Quindi vi ringrazio di nuovo, buona serata, grazie a Giovanna e grazie a Luigi per quello che ci avete raccontato.